e ne parliamo con il dottor Domenico Porzio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, caro dottore, inizia oggi questa nostra rubrica che ogni sabato mattina, insomma, sarà qui ospitata all'interno di Parole on the Road. Io partirei in questa prima puntata con raccontare, o meglio spiegare, cosa vuol dire stare a dieta, perché a volte uno pensa, oddio, dieta, non devo mangiare niente, devo fare la fame. Insomma, quali sono le regole principali per stare a dieta? Partiamo da questo. Allora, innanzitutto è un piacere per me essere ospitato da voi. Parliamo di qualcosa ai giorni d'oggi molto importante. E il concetto di dieta è un concetto che spesso viene travisato, non viene visto nel modo corretto. Si pensa alla dieta soltanto come un momento, un atto, diciamo anche medico, per provare a mettere a posto quello che è il peso corporeo. In realtà dieta significa nutrirsi, significa adottare un piano alimentare e nutrizionale mirato al benessere. Oggi, sia per quanto riguarda i più giovani, ma anche le persone adulte e anziane, poter seguire una corretta alimentazione è diventato quasi un'utopia. E vedremo poi nell'arco chiaramente di tutta la rubrica, in maniera più dettagliata, vari aspetti, come è difficile essere a dieta, cioè interpretando proprio il concetto di corretta alimentazione. Perché poi ricordiamo che una dieta in realtà non è tanto, insomma, la restrizione del dover far fame, ma imparare a mangiare, quindi imparare a fare delle scelte, no? È proprio così, adottare uno stile che poi deve essere per certi versi definitivo, cioè oggi pensare ad una dieta selettiva, e ce ne sono molte chiaramente che vengono preparate anche diciamo da altri colleghi, rappresenta talvolta soltanto uno strumento momentaneo, ma in realtà il concetto di nutrizione è molto più ampio e richiede un grande impegno non soltanto dalla persona interessata, ma anche dall'ambiente familiare. Certo. Significa mangiare in modo corretto, significa adottare delle regole che possano essere senza troppe restrizioni, ma abbastanza, diciamo, regolari, appunto. Se, ecco.